Buongiorno maestro Giulio Demetri. E oggi qui nella sala degli specchi del Comune di Taranto, per quale ragione? Beh, siamo qui grazie al Comitato Qualità della Vita e all'amministrazione comunale, perché è stato deliberato a favore di un sepolcro, diciamo, per una celebre artista tarantina, Anna Fucetti. Sono stato contattato dagli amici del comitato, insieme all'amico Max Perrini abbiamo realizzato un sepolcro essenziale, minimalista, una specie di piano inclinato con una pietra modestissima, però di un rigore essenziale, cioè geometrico, dove su questa, chiamiamola lapide, tra virgolette, ci sarà il volo di una farfalla in acciaio inox specchiante. Questa farfalla ha il senso del volo e nello stesso tempo ci trasferisce in una dimensione altra, ovvero sulle ali rispecchierà il cielo e tutta la natura circostante, quindi avremo l'immaterialità del cielo che si trasferisce, diciamo, sulla tomba di Anna Fucetti, e l'insetto che è rappresentato dalla farfalla, che per i greci era Psiche, si trasferisce verso il cielo, quindi questa materialità che diventa immaterialità e viceversa, quindi un doveroso omaggio a un artista che ha colto in un periodo storico particolare, perché parliamo degli anni 20, il meglio di quello che poteva essere la cultura del momento, quindi un doveroso omaggio della cittadinanza a una celebre artista. Ci auguriamo che oltre alla Fucetti nel tempo vengano anche riconosciuti altri personaggi del mondo dello spettacolo, ma soprattutto delle arti visive, della letteratura, eccetera. Grazie della sua testimonianza. Grazie a voi.